Ciao a tutti, benvenuti, sono sempre io la Vispa Teresa. Oggi preparo delle crespelle, ricotta, spinaci e pecorino. Vediamo gli ingredienti. Allora, per fare le crespelle io ho messo 250 g di farina setacciata, mezza tazzina di acqua se serve, 4 uova, 100 ml di latte e del sale. Per il ripieno invece abbiamo 350 di ricotta di vaccina, 200 g di spinaci lessati, strizzati e conditi con un po' di aglio in polvere, un tuorlo d'uovo e del pecorino che metteremo 3 cucchiai nell'impasto e poi ci servirà per condire le nostre crespelle. Poi abbiamo un po' di latte e 500 ml di besciamella già pronta, però un giorno vi faccio anche la besciamella fatta in casa. Andiamo subito a iniziare. Eccoci qua, allora abbiamo messo la nostra farina e le nostre uova, dimenticavo che ci vogliono 50 grammi di burro sciolto, siccome era su una fonte di calore non ricordavo. Poi ci vuole anche un po' di burro qui per spennellare la nostra padella. E cominciamo. Eccoci qua, mescoliamo le nostre uova. Il burro che serve per spennellare la padella ci vorrà una noce, la grandezza di una noce. Intanto noi mescoliamo la nostra farina con le uova. Aggiungiamo un po' di sale, il nostro latte e mescoliamo ancora. Aggiungiamo il nostro burro fuso, ricordate 50 grammi, e mescoliamo ancora. Eccoci qua, aggiungiamo un po' alla volta l'acqua della nostra tazzina. Un altro goccino. Ed eccola qua. Adesso andiamo a metterla in frigo a riposare una mezz'oretta. Eccoci qua, mettiamo adesso nei 200 g di spinaci già tritati, mettiamo rosso d'uovo, uno solo. Mescoliamo. Dopodiché aggiungiamo la nostra ricotta. Mescoliamo un po' per volta. Bene, mettiamo un po' di pepe nero, un po' di noce moscata, mettiamo 1, 2, 3 cucchiai di pecorino. A me piace molto, molto saporito, il mio figlio piace tantissimo, e mescoliamo bene. Allora, questa è una besciamella già pronta, noi mettiamo solo un po' di noce moscata, ma comunque vi farò vedere la ricetta della besciamella. E mettiamo un po' di latte per ammorbidirla un pochino, così giusto un gocciolino, vedete? Così si va meglio anche a spalmarla. Eccoci qua, aspettiamo che l'impasto delle crespelle faccio il suo riposo in frigo e poi iniziamo. Eccoci qua, mettiamo la nostra pastella e la facciamo andare un po' dappertutto. Ecco qua, mettiamo sul fuoco. Dopodiché la giriamo dall'altro lato. Eccoci qua, siccome io non voglio rischiare di farla volare, quando si stacca dal fondo così si gira, eccola qua. Facciamo andare un minutino anche dall'altro lato e finché non finiamo la nostra pastellina. Eccoci qua, le nostre crespelle sono pronte,
Ho messo un po' di besciamella che prima avete visto, ho sciolto un po' di latte dentro, che così è un po' più fluida. E niente, adesso prendiamo il nostro ripieno, lo mettiamo sulla nostra crespella. Ecco, così lo spalmiamo bene bene eccoci qua, e arrotondiamo su se stesso. È una, cerchiamo di mettere la chiusura nella parte bassa così non si aprono, e così via. Eccoci qua, mettiamo la nostra besciamella. Eccoci qua. Adesso noi mettiamo il nostro pecorino, quello che è avanzato da prima, no? Perché erano 6 cucchiai, 3 per il ripieno e 3 per polverizzare questa delizia. Ecco qua, adesso li mettiamo in forno per 25, massimo 30 minuti a 180 gradi. A tra un po'. Eccoci qua, li ho fatti stare 33 minuti, ho detto 25, 30, 33, come gli anni di Cristo. Eccole qua, le mie crespelle ripiene a ricotta, spinaci e pecorino sono pronte. Vi ricordo che mi trovate sempre su YouTube, cliccate Vispa Teresa, cliccate la campanella, vi terrò sempre aggiornati. Se volete vedere questa ricetta, dovete solo scrivere sulla tastiera crespelle, ricotta, spinaci e pecorino della Vispa Teresa. Io adesso vi saluto, vi mando un bacio e vi consiglio di gustarle fra circa un quarto d'ora, quando sono un po' più tiepide. Vi saluto, vi mando un bacio. Alla prossima, ciao!